Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi wrap up del mese di febbraio. Dunque, quel video in cui vi faccio il resoconto delle mie letture del mese che si è da poco concluso. Come sono andate le mie letture di febbraio? A febbraio ho letto 4 libri. Quindi non tantissimi, ne ho iniziati alcuni, ma non ho fatto in tempo a finirli entro la fine del mese, quindi poi ve ne parlerò con calma nel wrap up di marzo. In generale, nessuna lettura di febbraio ha brillato particolarmente rispetto alle altre, però nel complesso ho letto dei bei libri. Quindi adesso sono molto contenta di parlarvene. Fatemi sapere nei commenti, ovviamente, come sono andate le vostre letture di febbraio, che cosa avete letto, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, e anche se avete letto alcuni dei libri di cui vi parlerò in questo video. Come al solito vi ricordo anche che se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenere il canale potete farlo semplicemente iscrivendovi, commentando, piacciando e condividendo i miei video. E se poi volete o potete fare qualcosa di più, avete in descrizione tanti modi per farlo, c'è la wishlist pubblica su Amazon per fare un regalo libresco al canale, la pagina Ko-fi per offrirmi un simbolico tè tramite PayPal e tutti i libri di cui parlerò saranno linkati ad Amazon, sono link affiliati, quindi se voi acquistate qualcosa io ricevo una piccola commissione, mentre per voi non cambia niente. In descrizione trovate anche tutti gli altri miei contatti social, se volete seguirmi ad esempio anche su Instagram e TikTok, dove trovate contenuti extra rispetto a quelli del canale. Il primo libro di cui vi parlo non ve lo sviscererò in modo troppo dettagliato perché sul canale, se tutto è andato secondo i piani, c'è già stata la live di discussione. Questa infatti era la prima tappa del mio GDL dedicato alle grandi autrici, quindi abbiamo fatto una bella discussione di un'oretta, credo, perché di solito è quella l'unità di misura in cui ne abbiamo parlato in modo dettagliato, quindi qua vi dirò proprio due cose in croce, ecco. Comunque io ovviamente tra gennaio e febbraio ho letto Shirley di Charlotte Bronte con il mio gruppo di lettura. Qua lo vedete nell'edizione Storie senza tempo in due volumi. Questa edizione corrisponde all'edizione Fazzi per quanto riguarda la traduzione, così come corrisponde all'edizione Fazzi l'audiolibro in cui ho ascoltato questo testo. Ovviamente sono andata poi a rileggermi alcune parti, però in sostanza l'ho per lo più ascoltato. La versione è quella letta da Daria Esposito che trovate sia su Audible che su Storytel. Allora, qua sono uno dei due volumi, tanto tutte e due non ci servono. Come dicevamo, l'abbiamo già parlato ampiamente nel dettaglio nella live che sarà per la prima metà non spoiler, quindi se volete un commento approfondito ma senza rovinarvi la lettura potete andare senza problemi a guardarvi la live, tanto io quando cominciano gli spoiler ve lo segnalo nel corso della discussione e quindi potete avere un commento molto più approfondito su questo libro. Ma in sostanza, diciamo, mi è piaciuto o non mi è piaciuto questo romanzo di Charlotte Bronte, che tra l'altro era l'ultimo suo romanzo tra i suoi principali che mi mancava. Mi è piaciuto, sicuramente sì, la scrittura di Charlotte Bronte è sempre una bellissima scrittura, molto lirica, specialmente quando va a descrivere l'ambiente in cui si svolge la vicenda. Qua siamo nello Yorkshire, quindi in un ambiente a lei molto familiare, tant'è vero che tanti elementi qui presenti sono tratti dalla sua autobiografia, comunque ispirati alla sua esperienza. Elizabeth Gaskell, nella sua biografia di Charlotte Bronte, dice addirittura che lei, che scriveva con uno pseudonimo, fu riconosciuta dai suoi concittadini attraverso questa pubblicazione proprio perché molti di loro si rividero in alcuni personaggi che lei riportava in questo romanzo, che quindi erano ispirati a persone realmente esistite che lei realmente conosceva. E quindi una scrittura molto vivida, molto espressiva, lirica, quando va a descrivere proprio l'ambiente naturale, i boschi, i tramonti, le notti stellate, questa campagna dello Yorkshire inglese molto anche selvaggia e romantica, nel senso proprio di romanticismo corrente letteraria, non romanticismo in senso sentimentale, anche se la trama sentimentale c'è. In particolare, diciamo, al centro di questo romanzo abbiamo un triangolo, semplificando molto. Abbiamo due coprotagoniste, una è Caroline, che è la nipote del curato, una ragazza molto dolce, timida e riservata, e abbiamo poi invece Shirley, che dà il titolo al romanzo, che è, diciamo, caratterialmente parlando a lei opposta, perché è molto più vivace, determinata, talvolta irriverente, è sicuramente il personaggio più moderno del romanzo.
E lei e Caroline diventeranno presto amiche, nonostante queste loro differenze. In mezzo a loro, diciamo così, a formare il terzo lato del triangolo, c'è Robert Moore, che è il proprietario di una fabbrica, anzi, comproprietario con Shirley di una fabbrica, ma è lui effettivamente che la gestisce. E Robert Moore è innamorato, ricambiato di Caroline. Tuttavia, Caroline non ha un soldo, Shirley è ricca, lui è indebitato, quindi, diciamo, a livello pratico, pragmatico, sarebbe molto più conveniente un matrimonio con quest'ultima, quindi con Shirley. Da qui, quindi, poi il triangolo amoroso che si va a formare nel corso del romanzo. Un romanzo che, diversamente da altre opere che ho letto di Charlotte Bronte, qui porta in scena sullo sfondo anche tutta una serie di questioni sociali. Il romanzo si ambienta nell'Ottocento, quindi abbiamo da una parte sullo sfondo le guerre napoleoniche che portarono a un blocco dei commerci e quindi anche a tutta una serie di problematiche a livello di produzione, perché i proprietari delle fabbriche non potevano più vendere i loro prodotti all'estero e quindi questo provocò un rallentamento nei commerci. Ma poi siamo inizio 800, cominciano ad entrare in scena i primi mezzi meccanici e quindi anche i primi episodi di luddismo, ovvero gli operai temendo anche a ragione una perdita del proprio posto di lavoro, dato che le macchine in certi casi sostituivano un buon numero di manodopera, attaccavano questi macchinari, li distruggevano, addirittura assaltavano le case, le fabbriche dei padroni. E quindi, soprattutto nella prima parte del romanzo, questo elemento di contesto storico è molto presente. La prima parte del romanzo, però, è forse anche la più debole, la più lenta dal punto di vista narrativo e la più povera di salienza per certi aspetti, cioè manca proprio il contenuto, è anche piuttosto dispersiva. A volte ci si concentra su due personaggi che poi in realtà non hanno una grande rilevanza all'interno della trama, anzi sono proprio personaggi secondari, ma ci si dilunga a lungo, scusatemi il gioco di parole, su di loro. Mentre poi, quando finalmente entra in scena Shirley, è anche lì la personaggia che dà il nome al romanzo, entra in scena praticamente a metà romanzo, cioè alla fine di questo primo volume. Ecco, il momento in cui entra in scena lei, complice anche il fatto che è un personaggio molto carismatico, il romanzo prende tutta un'altra vita e sicuramente la seconda metà è molto più ritmata, succedono più cose. Chiaramente è sempre un classico dell'Ottocento, quindi non potete aspettare un romanzo d'azione, però sicuramente la seconda parte, che mette un po' in secondo piano tutta la questione sociale che era stata invece introdotta nella prima metà, però dà più rilevanza all'intreccio vero e proprio, ai personaggi, alla loro evoluzione, allo svilupparsi i rapporti fra di loro. Va bene, mi fermo qua. Quindi, in sostanza, il romanzo mi è piaciuto, non è uno dei miei preferiti di Charlotte Bronte per una serie di motivi, alcuni dei quali ve li ho accennati, però sicuramente è sempre bello trovare la sua scrittura e alcune tematiche che lei affronta all'interno dei suoi romanzi sono molto moderne, soprattutto per quanto riguarda la condizione femminile. Ma ve ne ho parlato più nel dettaglio nella live, quindi se volete approfondire vi rimando a quel video lì e noi passiamo alle prossime letture sulle quali mi soffermerò un po' di più. Il prossimo romanzo di cui vi parlo non lo possiedo in cartaceo perché l'ho letto in edizione digitale. C'è stata una di quelle coincidenze che a volte capita. Sentivo parlare da un po' a più riprese di questo romanzo, è capitato che è spuntato tra le offerte del mese in edizione digitale a tipo 1,99 euro, qualcosa del genere, quindi ho pensato bene di acquistarlo e leggerlo praticamente subito. Sto parlando del Quinto figlio di Doris Lessing, romanzo non molto lungo, siamo sulle 170 pagine, ma veramente molto interessante e anche denso dal punto di vista dell'impianto tematico. È un romanzo dalle atmosfere gotiche horror, però non troppo spinte, e questo elemento, diciamo, soprannaturale che l'autrice inserisce all'interno del romanzo serve a uno scopo ben preciso, ovvero quello di rendere in modo ancora più potente le tematiche che lei decide di affrontare. Di che cosa parla il romanzo? Allora, al centro abbiamo una coppia. Siamo innanzitutto negli anni 60, quindi un decennio di grandi stravolgimenti e rivoluzioni dal punto di vista sociale, si parla di liberazione sessuale, si mettono in discussione ad esempio le vecchie istituzioni come quella familiare tradizionale, quindi un periodo di grandi stravolgimenti da questo punto di vista. Però i nostri due protagonisti, che si chiamano David ed Harriet,
sono invece molto tradizionalisti. Sono due giovani che si conoscono durante una festa di lavoro. E entrambi sono all'antica, quindi anche molto diversi dai loro coetanei, che invece, insomma, stanno facendo la rivoluzione, per così dire. E infatti, entrambi desiderano avere una famiglia molto tradizionale, soprattutto molto numerosa e felice. Quindi il loro incontro è, come dire, riporta una sorta di colpo di fulmine perché si trovano esattamente sulla stessa lunghezza d'onda. Di conseguenza, la decisione poi di sposarsi e di formare questa famiglia arriva piuttosto velocemente. I due acquistano una casa, una bella casa in provincia, anche molto molto grande, proprio perché vogliono riempirla di bambini, in un certo senso. E inizialmente questo loro sogno sembra avverarsi perché effettivamente cominciano a nascere i primi figli e loro sono molto felici di questa prole e la loro famiglia si distingue per felicità e armonia, tanto che tutti i loro parenti e i loro familiari, inizialmente perplessi da questo loro progetto, perché le loro famiglie appartengono dalla parte di Harriet alla media borghesia, dalla parte di David addirittura all'alta borghesia, i suoi sono molto ricchi, guardavano con una certa perplessità questa idea di mettere al mondo una famiglia molto numerosa. Però, insomma, diciamo, si accordano al fatto che l'atmosfera familiare effettivamente in questa grande casa di David e Harriet è molto piacevole, molto pacifica e armonica. Tant'è vero che ogni festa comandata gli si presenta in casa tutto il parentame perché tutti stanno molto bene, ecco, tra queste mura. Quindi tutto sembra procedere perfettamente. In realtà il primo punto da sottolineare è il fatto che David ed Harriet possono permettersi di avere una famiglia così numerosa anche grazie ai loro privilegi sociali ed economici, perché se il padre di David non fosse ricco e non aiutasse il figlio con sostanziose donazioni in denaro, sicuramente David ed Harriet non si sarebbero potuti permettere la grande casa in cui abitano, tantomeno si potrebbero permettere di mantenere una famiglia numerosa come loro la vogliono e la vorrebbero. Primo punto, da non trascurare. In secondo luogo, questa apparente felicità e armonia domestica in realtà già dall'inizio comincia a mostrare le prime sottili crepe. Innanzitutto Harriet, che pure come David ha sempre desiderato una famiglia numerosa, quindi niente le è stato imposto, già dalla prima gravidanza, che pure procede tranquillamente, è molto stanca, ci cioè viene ripetuto più volte quanto lei sia stanca, si fa di umore sempre più irritabile e tra un figlio e l'altro vorrebbe più tempo per riprendersi, vorrebbe una pausa che in realtà poi non le viene mai concessa perché quasi subito rimane incinta del figlio successivo. Quindi questa stanchezza si respira già dalle prime pagine del romanzo. Inoltre, Harriet non ce la fa da sola a occuparsi della casa, nonostante lei abbia lasciato il lavoro per occuparsi delle questioni domestiche. Quindi in qualche modo è stata relegata in questa condizione domestica di cura perché lei stessa l'ha voluto, però fatto è che prima lavorava, adesso invece si occupa soltanto della casa dei figli e comunque da sola non ce la fa, quindi di nuovo il privilegio che entra in gioco perché la madre Dorothy arriva ad aiutarla, madre che a sua volta dovrebbe essere ormai libera delle proprie occupazioni di cura perché ormai è una donna di mezza età che avrebbe tutto il diritto di riposarsi e che invece è chiamata ad aiutare la figlia perché altrimenti da sola non riuscirebbe a gestire le gravidanze, i figli, la casa, eccetera. E quindi, come dice lei stessa, è costretta a fare la serva a casa di Harriet, ma è costretta anche ad aiutare l'altra figlia che a sua volta ha avuto dei figli. Quindi, di nuovo, il lavoro di cura, il lavoro domestico ricade esclusivamente sulle donne perché David, il marito, che pure è un buon marito, anche affettuoso, anche con i figli, tuttavia si rifiuta di fare la bambinaia, parole sue, ovvero di occuparsi dei suoi stessi figli. Lui è il marito, l'uomo di casa, quindi quello che deve fare è andare al lavoro, anche più di un lavoro per poter mantenere questa famiglia e basta portare a casa la pagnotta e poi a casa farsi servire fondamentalmente. Quindi vedete un'impostazione familiare molto tradizionale. Che però, insomma, tutto sommato, nonostante queste piccole crepe, sembra mantenersi in piedi. Che cosa succede però? Il patatrac avviene con il quinto figlio. Quando Harriet rimane incinta del quinto figlio, la gravidanza è
durissima fin dall'inizio. Questo feto si agita continuamente all'interno del suo ventre, scalciando, colpendola, proprio sembra volerle fare del male, le impedisce di dormire. Harriet è sempre più esausta, è sempre più disperata, è esaurita anche dal punto di vista psicologico, diventa intrattabile proprio perché non riesce neanche a dormire. E anche quando se ne lamenta con i familiari, soprattutto con il medico, non viene capita, anzi viene guardata con un certo disagio e distacco, specialmente dalle figure professionali al di fuori della famiglia, in generale, anche dopo, ma anche durante la gravidanza, perché questo sentimento di malessere che lei associa alla gravidanza e quindi alla futura maternità e poi alla maternità non è ben accetto, è vissuto con disagio, è una sorta di tabù, ma poi ci torniamo. Quando poi nasce questo quinto figlio, che poi dà il titolo al romanzo, viene chiamato Ben e si dimostra un ragazzino fin da neonato veramente difficile. Innanzitutto è molto diverso dai suoi fratelli, anche fisicamente è molto tozzo, forte, proprio fisicamente molto forzuto. È sempre molto ingobbito, sembra quasi un alieno, un folletto della tradizione folcloristica nordica. E poi si dimostra molto aggressivo, violento, maligno, proprio cattivo, ha questo sguardo quasi demoniaco che spaventa gli altri bambini e gli altri familiari. E il suo arrivo sconvolge totalmente l'armonia della famiglia, assorbe completamente l'attenzione di Harriet, distogliendola dagli altri figli. E tutte quelle crepe che si erano formate fino a quel momento si trasformeranno in solchi ben più profondi che andranno a rompere, come dicevamo, l'armonia familiare. Ben è diverso, è spaventoso, è pericoloso. Qui l'elemento soprannaturale del romanzo entra in gioco. E in quanto diverso, è percepito dalla società borghese in cui si muovono i nostri personaggi come pericoloso e spaventoso, in parte perché lo è all'interno della finzione del romanzo, in parte perché effettivamente la sua diversità in una società così conformista spaventa. E quindi qual è la soluzione che si propone? È quella di nasconderlo sotto il tappeto per certi aspetti, di farlo sparire. Cosa succederà? Io non ve lo dico, ma è molto interessante questo espediente perché permette all'autrice di portare a galla tutta una serie di riflessioni legate alla gravidanza e soprattutto alla maternità. Perché, come vi dicevo, i personaggi intorno ad Harriet vivono con disagio non soltanto la presenza di Ben, che fin da una prima occhiata viene avvertito come diverso, ma proprio il suo rapporto con lui in quanto madre. Lei non può dimostrare sentimenti negativi in relazione alla propria maternità. Per quanto sia sotto gli occhi di tutti che è un qualcosa che le provoca sofferenza, sia durante la gravidanza che dopo, sofferenza e disagio, però lei, in quanto madre, deve sempre essere felice ed entusiasta di questa esperienza, deve sempre comunque amare suo figlio. Invece, il rapporto che lei ha nei confronti di Ben è un rapporto profondamente ambiguo, perché lei ne ha paura. È spaventata da questo bambino, da questo folletto, come lei lo chiama, e non riesce ad amarlo, ne è respinta, prova repulsione nei suoi confronti. Allo stesso tempo, però, è anche suo figlio, è comunque un essere vivente e quindi ne prova compassione e pietà. Quindi lei viaggia sempre su questa ambivalenza, su questa ambiguità nei confronti di Ben. Ovviamente qui questa ambivalenza è portata alle estreme conseguenze grazie all'elemento soprannaturale introdotto dalla natura di Ben. Tuttavia è un tipo di ambivalenza, di ambiguità che riguarda l'esperienza di tutte le donne che sono madri, perché la gravidanza, la maternità non è fatta soltanto di esperienze di sentimenti positivi, che sicuramente ci sono, che fanno parte dell'esperienza, ma c'è anche tutta una sfera di sentimenti negativi, che spesso vengono censurati dalla società, perché la maternità è concepita come un qualcosa di sacrale, come fonte di felicità, quando non addirittura come l'unico vero scopo di ogni donna. Quindi
Quindi il romanzo è molto interessante per questo, perché mette nero su bianco tutta questa complessità che invece sta dietro al concetto di maternità. È un romanzo che mi è piaciuto moltissimo, proprio grazie a tutto questo impianto tematico molto forte e molto denso, che però non va a sovrastare l'impianto narrativo. Il romanzo rimane comunque molto fruibile, molto piacevole da leggere, anche pieno di momenti inquietanti e paurosi, quindi ha una sua presa dal punto di vista proprio narrativo ed emotivo su chi lo legge. La scrittura non è propriamente di mio gusto, è una scrittura molto scarna, molto asciutta, non è scritto male, assolutamente no, è una tipologia di prosa però che io non amo particolarmente, però diciamo che si sposa bene poi con tutto il resto e col tipo di atmosfera che l'autrice vuole evocare, quindi nel complesso io il romanzo lo promuovo assolutamente. Sulla scia di questa lettura ho deciso di leggere un'altra autrice che spesso e volentieri fa ricorso all'elemento horror e gotico per affrontare tematiche che hanno a che fare con la condizione femminile o più in generale, insomma, con le rivendicazioni del movimento femminista. E sto parlando di Charlotte Perkins Gilman, autrice in realtà poco conosciuta in Italia, ma che sono molto contenta sta venendo recuperata ultimamente, tant'è vero che una raccolta di suoi racconti è stata recentemente edita anche per Mondadori, cosa che io ho scoperto di recente e della quale sono molto molto felice. Io però ho letto questa sua raccolta, Il Grisce Arrampicante e altri racconti gotico-femministi, edita da Abe Editore, che è bellissima e che io mi sono regalata praticamente per Natale. È infatti una raccolta illustrata e particolarità di queste edizioni è che, come vedete, sono stampate con questo carattere che per me non è facilissimo da leggere, ve lo dico, a causa dei miei problemi di vista, ma che sicuramente ha un suo fascino, perché riprende proprio lo stile dei vecchi libri a stampa, che avevano questo carattere molto spesso, a volte un po' sbavato, perché ovviamente la stampa dell'Ottocento, ad esempio, non era la stampa di adesso. E quindi sono veramente dei gioiellini da avere questi libri dell'Abe Editore, e in questa raccolta sono contenuti una serie di racconti, alcuni gotici, altri no, per la maggior parte però diciamo che hanno elementi gotici, e alcune sue poesie. Charlotte Perkins Gilman è un'autrice statunitense, vissuta tra 8 e 900, che aderiva alla prima ondata del movimento femminista e che portava queste tematiche legate alla sua lotta, perché lei era anche un'attivista, all'interno delle sue opere. Io di lei avevo già letto una raccolta di racconti, tra cui nella quale era compresa anche Erland, la terra di lei, che è una delle sue utopie femministe, non l'unica che ha scritto, ma una delle più famose, e anche La carta da parati gialla, che è uno dei suoi racconti più famosi, che è contenuto anche qui dentro, infatti poi dopo ne parleremo. Essendo una femminista, diciamo, della prima ora, ecco, le battaglie che lei porta all'interno delle sue opere sono, da una parte, ancora molto attuali, soprattutto quando vanno a riflettere sui ruoli di genere, sul confinamento all'interno della realtà domestica delle donne, sulla diversa morale che si applica nei confronti degli uomini, nei confronti delle donne. Altre volte invece risultano inevitabilmente datati e inadatti alla nostra sensibilità, perché si parla di un'opera comunque dei primi 800, insomma della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, e quindi nei suoi testi a volte si tende più a colpevolizzare le donne che non il sistema che le porta ad adottare certi comportamenti. Spesso e volentieri si tende a giudicare molto le altre donne, specialmente per quanto riguarda l'aspetto fisico, e il suo punto di vista è un punto di vista molto privilegiato, perché lei era una donna bianca di classe borghese, quindi anche questo aspetto un pochino classista a volte si ritrova nelle sue opere. Però in sostanza i suoi romanzi, i suoi racconti tendono ad essere ancora molto attuali e ad essere molto anche efficaci e potenti nel riportare certe tematiche e introducendo ad esempio elementi soprannaturali.
Come vi dicevo, infatti, qua si riflette molto, ad esempio, sul confinamento delle donne all'interno del contesto domestico, spesso simboleggiato da alcuni elementi che danno il titolo al racconto. Ad esempio, il glicine rampicante del primo racconto è una pianta enorme che avvolge totalmente la facciata di una casa, quasi come una vera e propria prigione, una gabbia, come un qualcosa che effettivamente rinchiude un certo personaggio, ecco, all'interno di questa casa. Così come, ad esempio, in un altro racconto c'è una sedia a dondolo magica, diciamo così, che a sua volta è un elemento che ha a che fare con la sfera domestica e la sfera femminile e che di nuovo simboleggia il fatto che la protagonista, diciamo così, la figura femminile qui evocata fosse evidentemente rinchiusa in quella stanza, rinchiusa in quell'ambiente senza possibilità di uscirne. Così come ci si concentra molto anche sui ruoli di genere, sulle differenze tra uomo e donna, sulle differenze anche per quanto riguarda il giudizio morale e anche su la frustrazione e la rabbia, elemento molto molto moderno che suscitava alle donne la loro impotenza, perché molte donne, come ad esempio Charlotte Perkins Gilman, volevano agire, volevano cambiare il mondo, risolvere i piccoli e i grandi problemi che attanagliavano la società in cui vivevano, ma spesso e volentieri non potevano farlo, perché non era loro permesso accedere ai centri di potere, perché talvolta in alcune parti del mondo ancora le donne non avevano il diritto di voto e tanti altri aspetti. E questo si manifesta molto bene nell'ultimo racconto di questa raccolta che si intitola Quando io ero una strega, che proprio mostra attraverso il comportamento della protagonista proprio questa rabbia, questa frustrazione che si come dire, si riversa fuori da lei in modo molto potente. In generale, quindi, non tutti i racconti sono ugualmente riusciti, secondo me, in questa raccolta, come spesso succede nelle raccolte di racconti, però in generale Charlotte Perkins Gilman è un'autrice da tenere in considerazione, soprattutto per il suo racconto più famoso, non a caso il suo più famoso, ovvero La carta da parati gialla. È un racconto che nasce da un'esperienza autobiografica. L'autrice, dopo aver partorito la sua prima e unica figlia, viene affetta da depressione postpartum. E all'epoca i medici, che ovviamente erano tutti uomini, prescrivevano in questi casi il riposo assoluto. Quindi l'autrice viene spinta a rinunciare a tutto, anche a tutte quelle attività intellettuali, come ad esempio la scrittura, che facevano parte integrante della sua vita attiva e che, secondo questi medici, e il medico che l'aveva in cura in particolare, erano dannosi per il cervello femminile che, sottoposto a uno sforzo come quello della gravidanza, aveva bisogno di riprendersi e in quanto più fragile, debole, insomma, tutto quello che sapete, insomma, sugli stereotipi per quanto riguarda la femminilità. E quindi doveva essere messa a riposo assoluto, e quando dico assoluto intendo assoluto, cioè chiusa in una stanza, a letto tutto il giorno, addirittura imboccate come delle bambine. Capite bene che queste donne vedevano soltanto peggiorare il loro stato depressivo, dato che veniva tolto loro ogni tipo di sfogo, ogni tipo di attività che potesse distrarle in qualunque modo. E in effetti anche l'autrice Rischio Grosso, da questa sua esperienza nacque infatti La carta da parati gialla, che parla proprio di una donna che viene rinchiusa in questa stanza dalla carta da parati gialla, strappata da due figure inquietanti che sono il marito e il medico, perché appunto le viene prescritta questa cura di assoluto riposo. Ovviamente noi leggiamo il diario di questa donna e la vediamo sprofondare nella follia. Inevitabilmente comincia a vedere una figura di donna che si nasconde dietro questa carta d'apparati e che gratta per fuggire. Chiaramente è il suo alter ego, questa donna, perché tanto quanto lei è imprigionata da una parte in una dimensione domestica, cioè letteralmente è la moglie pazza in soffitta, rinchiusa lì come in Jane Eyre, dall'altra effettivamente fa proprio parte della sua condizione di donna all'epoca il fatto di essere rinchiusa, incastrata, imprigionata in una serie di regole e convenzioni. È quindi un racconto molto molto bello,
molto molto potente e che io vi consiglio assolutamente di recuperare, lo trovate in tantissime edizioni e quello lì è ancora attualissimo, veramente molto valido. In generale, comunque è un'autrice che io vi consiglio di recuperare perché, come vi dicevo, ha degli aspetti un pochino datati, però dall'altra parte c'è anche Ci sono anche tanti elementi ancora molto moderni, attuali e godibili. Quindi anche questa raccolta, nonostante, come dicevo, il livello non si mantenga sempre stabile in tutti i racconti, è assolutamente promossa. Chiudiamo con un saggio che è piuttosto breve, ma mi ha impegnata parecchio. Non tanto perché sia ostico, anzi, è un saggio assolutamente divulgativo e che vi consiglio molto se volete approcciarvi a questo argomento, però io me lo sono proprio studiato. Non proprio come se dovessi dare un esame all'università, ecco, però quasi, ho preso un sacco di appunti proprio perché lo volevo assimilare il più possibile e quindi per forza di cose l'ho letto più lentamente. Il saggio in questione è questo, il romanzo inglese di Paolo Bertinetti. È un testo brevissimo, quindi è una sorta di compendio che va a riportare l'evoluzione del romanzo inglese dalla sua, diciamo così, creazione, siamo alla fine del 600, fino effettivamente ai giorni nostri, fino alla contemporaneità. È ovviamente un testo non esaustivo, assolutamente sintetico, che ha proprio come scopo mostrare come questo genere è nato e si è evoluto nel tempo, attraverso forme diverse, mostrando anche quanto il romanzo sia un genere effettivamente duttile, e che sappia adattarsi ai vari, periodi storici, alle varie sensibilità di epoche diverse, a differenza di altri generi, come ad esempio poteva essere il poema epico, che invece aveva delle regole molto più rigide e che infatti a un certo punto è risultato un genere non più adatto a rappresentare la nuova società, ad esempio inglese borghese, che poi il romanzo era un'espressione della borghesia britannica fondamentalmente. Infatti lo sviluppo del romanzo, così come lo sviluppo sociale della società borghese, vanno totalmente di pari passo. Ecco, invece il romanzo ha saputo adattarsi proprio grazie a questa sua malleabilità nel corso del tempo. E come vi dicevo, quindi si parla molto anche della società borghese britannica e della sua evoluzione, perché il romanzo è stato per molto tempo espressione di questa classe sociale, specialmente nell'Ottocento, e spesso e volentieri è stato però anche utilizzato per criticare alcuni aspetti problematici di questa società. Ad esempio, le sorelle Bronte hanno parlato molto della condizione femminile, oppure Dickens ha parlato molto della condizione delle classi sociali più misere all'interno di alcuni quartieri di Londra, proprio con lo scopo, in particolare Dickens, di modificare la società, di sensibilizzare l'opinione pubblica su certe cose per fare qualcosa in modo che la letteratura avesse un ruolo attivo, in certi casi c'è anche riuscito, e così via. Ora non starò qua a farvi un riassunto di quest'opera che, comunque, vi dicevo, è molto molto interessante perché ovviamente, essendo un'opera sintetica, non si può soffermare su tutti gli autori della letteratura inglese, poi qui si parla solo di romanzo, quindi non di poesia o di racconti, ma soltanto di romanzi e di grandi autori e autrici di romanzi. E ovviamente quindi non si può soffermare su tutti e non si può soffermare su tutti quelli che sceglie allo stesso modo. È frutto di una selezione, di una cernita da parte dell'autore che può essere condivisibile oppure no. Io ad esempio avrei preferito che si soffermasse un pochino di più su Frankenstein di Mary Shelley. Mi sarebbe piaciuto leggere qualcosa anche su Dracula di Bram Stoker, però capisco che dovendo l'autore fare una selezione e dovendo scegliere titoli rappresentativi per mostrare bene l'evoluzione del genere romanzesco, ha dovuto fare una sua scelta sulla quale, come dicevo, si può essere d'accordo o meno, però è indispensabile per scrivere un testo di questo tipo, un testo che poi è anche molto divulgativo perché è molto chiaro, molto accessibile, è un ottimo punto di partenza se, come me, non avete una formazione universitaria su questo argomento, però allo stesso tempo siete molto appassionati di letteratura inglese. Io, ad esempio, la letteratura inglese l'ho studiata soltanto al liceo.
E quindi pochino pochino, alcuni autori li abbiamo proprio saltati, autori e autrici, ad esempio le Bronte non l'ho mai studiata a scuola, le ho recuperate poi, quindi il testo mi è servito molto per colmare alcune lacune, alcuni spazi vuoti che avevo nella mia formazione per rispolverare alcune cose che sapevo già. Quindi io ve lo consiglio molto, come saggio di critica letteraria è ottimo. In più, altro pregio, oltre che soffermarsi sui grandi autori che bene o male già conosciamo, Jane Austen, le sorelle Bronte, Dickens, eccetera, eccetera, i grandi autori dell'Ottocento e non solo, perché ovviamente si parla anche di Defoe, eccetera, eccetera. L'autore arriva fino ai giorni nostri, quindi parla anche di tanti autori e autrici contemporanee, tante anche autrici, ad esempio Doris Lessing, che vi ho citato all'inizio, si parla anche di lei all'interno di questo testo e di alcuni suoi romanzi. Sarah Waters, l'autrice di Ladra, Jeanette Winterson, ma anche autori come ad esempio Jonathan Coe, Ballard, l'autore del Condominio, McEwan, ovviamente, e l'autore di Arancia Meccanica, adesso scusatemi, sfugge il nome, si arriva fino a parlare e anche a lungo di Salman Rushdie come autore inglese, non inglese, perché come sapete Rushdie è un indiano di origine. Quindi è una trattazione molto molto interessante, anche perché non è sempre facilissimo trovare testi di critica sugli autori più contemporanei, sugli autori che sono ancora oggi in attività, anche perché non sappiamo quali di loro effettivamente sopravviveranno alla prova del tempo, è una cosa che si potrà stabilire soltanto in seguito, e anche l'autore lo dice, si possono fare delle ipotesi, lui ha cercato di selezionare autori e autrici più rappresentativi della letteratura inglese contemporanea, però chissà se effettivamente saranno loro in futuro a diventare i nuovi classici. E quindi, che vi devo dire? Mi è piaciuto tantissimo. Come vi dicevo all'inizio, avrei preferito si soffermasse di più su alcuni autori, anche se in generale, diciamo, quelli che mi interessavano ci sono tutti, e si soffermasse un pochino meno, ad esempio, sulle storie di spionaggio, che sembrano piacergli molto e quindi ne parla parecchio. Però questa è una questione più di gusto personale che una questione metodologica, perché assolutamente non mi metto a criticare la metodologia di un professore che ha studiato la materia. È più una questione di gusto mio, avrei preferito più romanzo gotico, meno spionistico, però insomma capisco che l'autore si è concentrato su quei generi che secondo lui erano più interessanti. Tra l'altro ho scoperto un sacco di titoli nuovi che mi sono segnata ai wishlist e un sacco di curiosità strampalate su alcuni scrittori. In particolare devo dire mi ha sconvolta abbastanza scoprire che tantissimi scrittori, soprattutto uomini ma non solo, della letteratura inglese, da Defoe a Maugham e tanti altri, erano spie, cioè erano impiegati nei servizi segreti. Cioè, facevano le spie, facevano. Incredibile! Maugham stesso ha scritto un romanzo di spionaggio traendo dalla sua esperienza di spia. Fantastico! E anche i più insospettabili, veramente mi è piaciuta molto questa cosa, mi ha molto sorpresa. Quindi, insomma, in sostanza, vi ripeto, se volete una panoramica generale su questo argomento, il libro è ottimo, ben scritto, accessibile, accurato per quanto posso dirne, e quindi insomma è stata un'ottima lettura. Bene, il wrap up finisce qui. Io vi aspetto come al solito qui sotto nei commenti. Spero che abbiate trovato il video interessante e noi ci vediamo nel prossimo video.